con la vittoria dei padroni di casa per 1-0 in gol nel finale, l'ex Giotti che ha punito dopo un anno ancora una volta il Catanzaro, fatale questa rende per i colori giallorossi. Male l'ultimo quarto d'ora, l'avevamo detto anche nel primo tempo che il Catanzaro avrebbe dovuto cambiare passo per far sua la partita, ma il Rende ha giocato davvero una partita encomiabile e alla fine possiamo dire che ha meritato anche questi tre punti. C'è tanta delusione perché il secondo tempo il Catanzaro sembrava aver trovato qualche equilibrio migliore in mezzo al campo, il Agua si era un po' spenta, aveva abbassato l'intensità. Peccato per gli ultimi 15 minuti, abbiamo cambiato l'assetto, è uscito Statella, siamo passati a tre a centrocampo, abbiamo allargato molto, si sono infilati e il gol quasi sembrava nell'aria. Merito del Rende che ci ha creduto di più, ma tanta delusione, soprattutto nel secondo tempo, perché il Catanzaro non ha saputo interpretare in modo intelligente gli ultimi 20 minuti. Hai detto bene, un Catanzaro che non è stato affatto intelligente, il Rende l'ha messa sul piano della grinta, della corsa, dell'aggressione al portatore di palla, è un Catanzaro che ha ancora tanto da lavorare, l'impressione al termine di questi 90 minuti al di là del risultato. Sotto il profilo della personalità, della ricerca dell'identità, quando va fuori casa, soprattutto in mezzo al campo, e torno a ribadire, in mezzo al campo, quando trovi gente tecnicamente più forte, e Awa ha fatto un partitone e si è riacceso proprio, guarda caso, gli ultimi 15 minuti, devi avere più personalità, devi giocare più vicino, più stretto, devi fargli sentire i muscoli, dobbiamo avere più personalità soprattutto nella zona centrale del campo e saper interpretare bene le partite quando trovo un avversario motivato e che gioca con lo stesso sistema di gioco e che gioca con lo stesso uomo contro uomo. Soprattutto gli ultimi minuti dovevano essere interpretati a mio giudizio meglio. Beh, penso che la tua analisi sia abbastanza impietosa, ma del resto anche fotografa quella che è stata una gara che il Catanzaro ha giocato nemmeno su ritmi poi così intensi, è sembrato un po' compassato il Catanzaro. Auteri aveva detto che giocherà in fondo due partite a distanza ravvicinata, non era poi così un problema, però forse anche un po' sul piano fisico il Catanzaro è sembrato un po' a terra. Guarda, a me è piaciuto il Catanzaro nei primi 15 minuti, è stato vivace, brillante, ha attaccato l'avversario, è entrato in campo col piglio giusto, poi piano piano ha abbassato il terreno di gioco, sono abbassati i metri e questo ha comportato anche un calo fisico, un calo di intensità in mezzo al campo. Lo sviluppo della manovra arrivava solo per lanci lunghi o comunque per fraseggi sulle corsie esterne, ma mai uno sviluppo nella zona centrale del campo. Questo alla fine, calando anche di intensità fisica e cambiando struttura e sistema di gioco negli ultimi 15 minuti, ho visto Maita e Giuliano in evidentissima difficoltà sul 4-3-3 proposto da Auteri negli ultimi 15 minuti, perché erano troppo larghi con Derisio. Secondo me è stato fatto troppo tardi il cambio di Derisio, ma è stato sbagliato anche a mio parere snaturare l'assetto di gioco. Ma al di là di queste indicazioni specifiche, come dicevi giustamente tu, bisogna trovare continuità anche a livello fisico. Beh Paolo, ci sarà subito l'occasione di rifarsi, perché ricordiamo che martedì sarà di nuovo campionato, altro derby contro la Vibonese, stavolta in casa al Ceravolo. Vedremo come questo primo stop stagionale. Per il momento ti ringrazio per la tua analisi, ci rivediamo martedì al Ceravolo, speriamo alla fine di poter raccontare un esito diverso.